Buonasera amici di Passion for Fun, quarto giorno Elettra Comics 2022. Questa sera siamo qui con i Mad Collectors, ok? Anima pulsante dell'area fumetto di Etna Comics, ok? E tanto altro. Adesso ce ne parleranno. Siamo qui con il presidente Matteo e volevo iniziare innanzitutto cercando di fare un excursus su cosa sono i Mad Collectors, quindi da dove nasce il Mad Collectors e qual è il vostro intento. Bene, dunque i Mad Collectors siamo un gruppo di collezionisti, oltre che di fumetti, soprattutto anche di disegni originali e tavole originali. E il nostro intento, il nostro obiettivo nasce nel 2015, quindi alla quinta edizione di Etna Comics. Proprio Etna Comics è stato, diciamo, il fattore scatenante che ci ha riunito e ha fatto sì che ci incontrassimo e messi insieme abbiamo pensato perché non dare un contributo fattivo D'accordo. alla convention. E da quell'anno abbiamo cominciato contattando degli artisti importanti, che noi reputiamo importanti, e il primo di tutti fu proprio nel 2015 Claudio Castellini. E premetto di dire che tutto questo è assolutamente non solo no profit, ma noi ci autotassiamo per avere il piacere ogni anno di ospitare un artista a spese nostre e con grande piacere. Questo ci ha portato anche a conoscere e diventare amici di tanti che fino all'altro ieri magari erano soltanto dei nostri idoli sulla carta. Certo. Ecco, e quindi diamo il nostro contributo fattivo. Ogni anno è stato sempre più importante perché ogni anno Etna Comics ci contatta e dice: quest'anno qual è il vostro piano? Chi volete portare? Magari fa anche qualche proposta se noi Certo. siamo d'accordo o meno. Certo. Quindi, beh, insomma, un bel progetto questo. Noi finora siamo stati sempre apprezzati per quello che riusciamo a E fare. poi è passione, quindi voglio dire. Assolutamente, assolutamente. Allora, grazie a voi, quest'anno all'Etna Comics possiamo trovare anche il gruppo del Kirby's Comic Art. Puoi parlarcene? Certo, questo gruppo non è altro che un dealer inglese che vanta nella propria scuderia nomi di tutto rispetto nel campo del disegno dei fumetti, del disegno a livello mondiale. E allora ci è venuto in mente, sempre accordandoci anche con Etna Comics, di contattarli e portare diversi artisti. Come potete vedere, Etna Comics ha riservato proprio tutta una sala a loro disposizione, anche con un'importante grafica, e sono presenti ben 9 artisti, quindi già una scuderia di tutto rilievo. Ma non si ferma soltanto lì, perché poi noi abbiamo portato due ormai nostri veramente amici, e sono Alex Malev ed Esad Ribic, che sono due fra i più grossi illustratori negli supereroi, insomma, nel campo dei fumetti. Tanta roba, Sì, assolutamente. tanta roba. Che ruolo ha svolto la cultura ed il fumetto in questi 2 anni di pandemia? Allora, anche il fumetto, vabbè, parliamo del fatto che importanti artisti, per esempio mi viene in mente adesso Milo Manara, sappiamo, si sono prodigati per realizzare delle opere da dare in beneficenza. Soprattutto mi viene in mente in questo momento un famoso dipinto di Milo Manara, proprio che rappresentava il personale medico e paramedico impegnato in prima linea in quello che sappiamo essere stato questo grande disastro che ha colpito tutta l'umanità. Anche Etna Comics e di concerto anche i Mad Collectors hanno voluto contribuire e abbiamo partecipato a questo evento che è stato Catania, Aiuta Catania, promosso dal sindaco, coinvolgendo diversi artisti di tutti i livelli, si sono prodigati a donare un'opera. Come ogni anno avviene per Etna Comics, anche questo che vedete qui sono disegni realizzati dagli artisti che verranno messi per un'asta di beneficenza. Anche in quel caso, pur non disputandosi, Etna Comics si è fatto un'asta online per cercare di aiutare i più bisognosi. Allora, e noi non siamo artisti, però anche in quell'occasione ci siamo privati di un pezzo della nostra collezione e abbiamo voluto donarlo
proprio per questo. Anche quest'anno faremo altrettanto nell'asta di beneficenza che ci sarà domani. Abbiamo avuto il contributo di alcuni artisti che ci hanno dedicato un po' del loro tempo e metteremo noi un'opera a disposizione dell'asta. E così andiamo di fare anche in futuro. Beh, se no, ce ne daranno opportunità, quindi insomma passione, ma anche insomma fare del bene, no? Certo, assolutamente, noi vogliamo nel nostro piccolo essere presenti, se possiamo dare un piccolo contributo. Adesso questo è un enorme contributo, questo ve lo posso dire, anche perché domani ci sarò anch'io a stare la mano. Beh. Ci provo. Se tu permetti, volevo anche un attimo parlare, certo, di un progetto che unitamente a Enrico Scarpello e Ilenia D'Urso, che sono rispettivamente responsabili dell'area comics, e una collaboratrice, ed io abbiamo pensato di realizzare proprio in edizione della 10ª edizione, quindi questa edizione, questa qui attuale, abbiamo pensato di recuperare, ovviamente non tutti, ma quelli che siamo riusciti a recuperare, le opere delle scorse edizioni aggiudicatesi in aste, nelle aste di beneficenza, e abbiamo realizzato un catalogo contenente le illustrazioni di tutte queste opere, anche se molte di queste sono in nostro possesso, dei Mad Collectors, ma anche di persone amiche anche fuori dalla Sicilia. Certo. E anche ringraziamo l'editore che si è fatto carico di questa spesa, e una parte degli incassi di questo catalogo ovviamente anch'esso andrà in beneficenza. E una piccola menzione vorrei darla per la copertina, di cui qui potete vedere anche l'originale, che è stato realizzato e omaggiato sempre per l'asta di beneficenza di quest'anno da Giulio Rincione, che è un artista massimo livello e che rappresenta Ugo Pratt sotto la porta Garibaldi, uno dei simboli di Catania. Che poi è anche il simbolo del manifesto della che viene anche ripreso, sì, esattamente, a volta. Sì. E per quest'anno devo dire che questa porta Garibaldi, il tema di porta Garibaldi, mi ha anche colpito parecchio, perché quando si parla di Catania nei manifesti viene sempre rappresentata come o il Duomo o l'Elefante o l'Etna, certo. Invece quest'anno anche altri tesori presenti nella nostra città, certo, vengono valorizzati. Appunto, questo amor per la Sicilia, per Catania, il vostro contributo mette in risalto il lavoro degli artisti proprio catanesi e siciliani in generale. Cosa ha da offrire questa città e questa regione? Cosa andrebbe secondo te valorizzato ulteriormente? Guarda, purtroppo devo dire, in Sicilia abbiamo diversi artisti di un certo anche livello, e alcuni sono presenti anche qui in fiera, come Emanuele Gizzi, Simone Bonfantino, Rob Di Salvo, Giulio Rincione su tutti, Emiliano Santalucia che è qui, che addirittura a livello che vediamo il disegno che ha realizzato per l'asta a tema Masters, Imen, perché lui sappiamo che è un artista internazionale proprio impegnato nella realizzazione dei disegni che vengono utilizzati per realizzare le scatole dei giocattoli, insomma non bastano le parole, cioè, per poterlo dire. Certo. E già sono questi, stiamo parlando di artisti veramente impegnati, già molto impegnati, affermati, come Emanuele, certo, Gizzi collabora oramai da anni con la Bonelli nella realizzazione di alcune testate di fama, insomma, che vengono distribuite regolarmente, certo, nel nostro territorio. E cosa avrebbe fatto secondo te per... Guarda, io non sono un tecnico, perciò però purtroppo è sempre molto più difficile, anche perché le case editrici, lo sappiamo bene, il fumetto, il mondo del fumetto ogni anno perde sempre un po' di terreno, no? Dicono che ogni mese chiudono tante edicole in Italia, a scapito magari del prodotto digitale o altro, certo. Però diciamo, secondo me non è altro che un modificarsi di quello che il pubblico, dell'esigenza del prodotto finale, sì. Però il fumetto non penso che possa morire mai. Il digitale è bello, ma la carta... Noi più anziani, più grandi, diciamo che siamo affezionati anche al possedere la carta, certo, no? I, certo, giovani di oggi invece non hanno questa stessa nostra abitudine, perché hanno sempre il prodotto digitale a portata, certo, di mano, con un click riescono ad avere
tante altre cose. L'odore della, della non, non, se lo sono persi. Se lo sono persi. Allora, innanzitutto volevo chiedere, ma quanti siete nel gruppo Med Collectors? Nei Med Collectors siamo in 9, okay. Più una mascotte che è Valerio. E già ti posso dire che abbiamo già quest'anno due new entry che ci hanno già manifestato il loro interesse e che da dopo non sanno in che barca si stanno imbarcando. Posso far parte pure io? Sto di nuovo, posso farlo? Sì, però avrei soltanto un costo purtroppo da questa cosa. Cioè, ci sono sempre costi, però almeno così condivido la passione. Sì, questo assolutamente, e magari anche qualche risata. Quello assolutamente, per ride sul primo. Allora, vi faccio l'ultima domanda, perché qua stanno smontando tutto. Sì. Volevo parlare di Neil Adams, perché Neil Adams ci ha lasciato poco tempo fa, sì. E leggendario furbettista della Silver Age, che ha lavorato sia per Marvel che per DC. Voi lo avete incontrato quasi 3 anni fa, che ricordo avete dell'incontro che avete avuto con lui? Allora, io l'ho incontrato personalmente la prima volta nel 2017 al New York Comic Con. E mi ha colpito anche la sua simpatia nel parlare del suo lavoro, perché Neil Adams, al di là dell'essere stato un grande fumettista, forse uno di quelli che hanno lasciato più il segno, non soltanto come restyling, scusate questa parola, del personaggio di Batman, proprio ha dato un imprinting diverso, certo. Lo ha cambiato, riconoscibile, certo. Assolutamente, ma anche per quello che ha fatto nella lotta in cui si è impegnato per garantire i diritti dei personaggi e anche dare un contributo, perché prima di lui, prima di questa lotta che è fatta da lui e da qualche altro, diciamo che i disegnatori non avevano quasi nessun diritto sui disegni che facevano. Lui ha lottato per questo e ha cambiato completamente le regole, e anche l'approccio, certo, delle case editrici nei confronti, certo, dei disegnatori. E poi noi abbiamo avuto il grande pregio, la fortuna di averlo qui ospite nell'ultima edizione del 2019. Noi salutiamo i Med Collectors, li ringraziamo perché grazie a loro noi Non Stampa siamo riusciti a fare delle interviste bomba, perché se voi non ce l'avate, io l'intervista a Ribic e a Malib non potevo farlo. Quindi io sono qui per ringraziarvi, grazie a voi, grazie per rendere questa fiera unica. Okay, grazie a voi, grazie a Etna Comics, viva i Med Collectors e viva il fumetto. Ciao amici.